Una folla commossa, affranta dal dolore, ha accompagnato ieri pomeriggio presso la chiesa Santa Maria delle Grazie in Piazza della Repubblica, ad Agropoli, il feretro di Marco Borrelli. In tanti non hanno voluto mancare all'ultimo saluto per quel ragazzo dal sorriso contagioso. Profonde e toccanti anche le parole dette da Don Bruno Lancuba. Chiaro Marco, una preghiera anche per questo nostro paese, che si scopre capace di violenza. Già ieri sera nella fiaccolata abbiamo voluto dire un no deciso alla violenza. Anche oggi, come cittadini e come Chiesa, i sacerdoti di Agropoli sono qua. Sono qui a ribadire il no a ogni forma di violenza che lascia uno strascico di sofferenza e di dolore, che lascia drammi nella vita delle persone. Cari fedeli, come dice il libro di Genesi, il peccato, la sofferenza è accovacciata, la violenza è accovacciata alla nostra porta. Qui dobbiamo vigilare su noi stessi. Dobbiamo gestire gli impulsi, dobbiamo far prevalere il cuore della ragione. La cultura di violenza, che a volte sembra qualche cosa di normale, perché ci viene propinata dai mezzi di comunicazione sempre, non è una cultura adeguata, degna dell'uomo, e che dalla morte di Marco apprendiamo, decidiamo, cambiamo atteggiamento. Dobbiamo costruire rapporti di bene, rapporti di fraternità, rapporti di rispetto. E quindi questa nostra celebrazione vuole essere anche un modo deciso delle forme di mancanza di rispetto della vita dell'uomo, fino alla mancanza di rispetto supremo che è quella di togliere la vita. Mi piace pensare che ognuno di noi, in questa celebrazione, tu riservi il tuo sorriso, quel sorriso accattivante, seducente sornione che ti caratterizzava, quel sorriso che ti faceva voler bene da chi ti incontrava, che ti faceva subito accogliere, perché era un sorriso disarmato, era un sorriso seducente. Allora riservalo a questa comunità che piange nel dirti addio, nel salutare, e darti appuntamento presso il Signore. Riservalo nell'oscurità ai tuoi genitori soprattutto. Sono sentire che dall'alto tu li guardi e sorridi loro. E questo sorriso possa essere luce lungo la loro giornata. Al termine della messa, un volo di palloncini bianchi e celesti hanno accompagnato la bara insieme al rombo delle moto degli amici che condividevano insieme a Marco la stessa passione.